Salve ragazzi, ben ritrovati qui sul canale. Oggi vi voglio mostrare alcune clip registrate negli ultimi giorni. Ho avuto un paio di ore libere durante un paio di pomeriggi e li ho dedicati alla macrofotografia e ai microfunghi. Mi sono divertito molto con la RF100, un po' per scoprire la sua qualità, un po' per giocare con le luci LED e creare qualche scatto interessante. Credo alla fine di aver portato a casa foto molto carine e mostrandovele oggi ne volevo approfittare per parlarvi un po' di questo genere fotografico e darvi giusto qualche utile dritta. Quindi se vi interessa l'argomento mi raccomando non perdetevi questo video. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Mi sto preparando per un focus stacking. Inizio dal fungo più vicino alla macchina fotografica, cerco di anticipare anche un po' la messa a fuoco giusto per sicurezza. A questo punto posso fare partire lo stacking. La macchina fotografica farà in tutto 40 scatti come ho impostato io. Il diaframma che voglio utilizzare è f2.8 perché, come vedete, i soggetti sono abbastanza grandi ma anche abbastanza distanti e quindi il diaframma aperto mi aiuterà sia a mantenere uno sfondo più pulito, che è piuttosto lontano dal soggetto, come vedete lì in fondo è più luminoso ma siamo a distanze notevoli, e poi grazie ovviamente a questo diaframma aperto dovrei riuscire con 40 scatti anche ad avere tutte le parti che mi interessano poi a fuoco e poi unirle in stacking col mio software preferito che è Helicon Focus. Adesso inizio a fare gli scatti così mi rendo conto se 40 sono sufficienti oppure no. Sto scattando appoggiato a terra, quindi anche un ventesimo di secondo dovrebbe bastare perché ovviamente la macchina è in appoggio, non la sto andando a toccare. Come vedete lo stack è molto veloce, 40 scatti si fanno in un attimo e sembrerebbe che l'ultimo abbia coperto anche le parti dietro, sì, anche i funghi dietro sembrano a fuoco. Volendo potrei anche rischiare di portarmi a casa qualche scatto in più chiudendo un po' il diaframma, non si sa mai. Imposto un altro stacking con un diaframma più chiuso, tempi un po' più lenti, in modo da avere anche un'altra seconda opzione. Come vedete anche in questo caso sto scattando tutto manuale, stiamo attenti sempre all'istogramma che è quello più importante, che ci dice se avremo zone bruciate o zone sottoesposte. Facciamo quest'altro stacking. Stacking completato, qui lo sfondo ovviamente F4 è un po' più presente rispetto a F2.8, ma comunque penso che tra i due uno scatto buono ci sarà. Qui ci sono tutta la serie di scatti, sono tantissimi. Ma adesso non mi perdo in chiacchiere e cerco altri soggetti. Voglio cercare qualche micro funghetto perché sono quelli più interessanti da osservare da vicino e per fare focus stacking. Vediamo se becco qualcosina. Credo di aver trovato un soggettino carino e interessante. Eccolo qui in questa parte di ramo ormai in decomposizione, è nato questo funghetto. Penso di riuscire a beccare una buona composizione, ve la faccio vedere anche se sicuramente con la GoPro vedrete tutto sovraesposto, ma comunque fidatevi di me, la composizione è carina. Anzi, facciamo una cosa, registro un piccolo video, vi faccio vedere un po' quello che vorrei più o meno ottenere. Ok, in questo caso il video è F4. Proverò anche a fare degli scatti in stacking, poi anche a F2.8. Lo sfondo è interessante perché lì è più luminoso e sto notando che anche qui ci sono dei micro funghi, sono piccolissimi, sono più o meno grandi quanto la testa di uno spillo, quindi non so se in effetti riuscirò a fotografarli con
l'RF100 liscio, ma forse dovrei mettere su i tubi di prolunga. Farò anche qualche esperimento qui, ma prima voglio provare qualche scatto, qualche stacking a questo funghetto, che mi sembra un po' più semplice da fotografare e da gestire, visto le dimensioni sicuramente più giuste. Vedete quanto è grande, non è enorme, però è una piccola diciamo dimensione facilmente gestibile. Per lo stacking sono partito dalla parte ovviamente più vicina all'obiettivo, perché poi mano a mano gli stack che farà automaticamente la macchina fotografica sposteranno la messa a fuoco sempre verso l'infinito, quindi ricordatelo sempre di fare questa impostazione per far partire gli scatti. Altra cosa che sto facendo, come avete visto, mi sto aiutando con la lucetta, visto che è tutto molto molto piccolo. E un'altra cosa importante da ricordarsi è che in questi casi è meglio aumentare il numero degli scatti. In questo caso sto provando con 60, spero che siano sufficienti per fotografare questi due piccoli funghi. In caso, se mi rendo conto che sono poco, dovrò aumentarli. Bene ragazzi, mi sto preparando per fotografare un piccolo fungo che assomiglia della mucilagine arancione che c'è in questa foglia che era qui sul tappeto, diciamo bagnato. E sembra molto fotogenica come soggetto, non so se rifare una composizione completa della foglia o soltanto del soggetto arancione, vediamo, faccio un paio di prove. Come illuminazione sto utilizzando questo farettino Joby qui, che illumina dall'alto, metto meglio il diffusore perché mi interessa una luce ben diffusa sul soggetto in modo da averla tutta ben illuminata e quindi avere tutti i dettagli leggibili. Ma per creare tridimensionalità in un focus stacking che solitamente crea immagini abbastanza piatte, è meglio utilizzare anche una fonte laterale. Questo creerà più tridimensionalità, creerà da una parte diciamo una zona più luminosa e una parte più scura. Questo ovviamente crea questi stacchi di piani che daranno proprio tridimensionalità al soggetto. Quindi abbiamo una fonte di luce dall'alto e una laterale. Inizio a impostare, a fare il focus stacking in modo da avere poi tutto il soggetto bene a fuoco. Quelle poche ore erano volate, ma l'esperienza sul campo, seppur breve, mi era stata molto utile per il giorno successivo. Avevo già chiaro dove trovare i soggetti e cosa mi serviva per fare di meglio. Il giorno dopo ero di nuovo lì, per tirare fuori il massimo, armato di più faretti LED e di altri accessori. Ero determinato a lavorare in modo più creativo, ma soprattutto ero più ispirato. Sul primo scatto non mi complico troppo la vita, cerco soltanto il punto di vista giusto per avere il soggetto ben a fuoco e uno sfocato interessante. In questo caso la luminosità del sole che entra tra gli alberi e poi ci sono due funghi in lontananza che si vedono completamente sfocati. Ovviamente il soggetto principale è stato ripreso in focus stacking, quindi tutto ben a fuoco. Poco più in là becco a terra due soggetti molto sottoesposti rispetto allo sfondo, quindi devo utilizzare tante luci LED per cercare di bilanciare questa differenza di luminosità. Ma poi me la gioco in un altro modo, cerco di sfruttare proprio questa differenza tra lo sfondo luminoso e i soggetti per creare un finto controluce, quindi lo sfondo è quello originale, ovviamente. Lavorando con un controluce creato artificialmente sui funghi, cerco di bilanciare tutta la scena per creare una specie di scena notturna.
e diciamo che il risultato mi piace abbastanza. Dopo questo scatto ho deciso di lavorare con il pannello LED colorato. Utilizzo una luce calda, utilizzo un pannello riflettente dorato e mi metto a giocherellare un po' per scaldare tutto l'ambiente. Diciamo che il risultato è quello che avete visto nello scatto che ho postato su Instagram qualche giorno fa. Una foto decisamente più autunnale, meno notturna. Il risultato mi piace, lo trovo molto naturale. E ho lavorato tantissimo con ben 4 LED differenti. Ambiente buio, altri soggetti. Come vedete sono piccolissimi, un fungo più grande, alcuni più piccolini, sono quelli soggetti che andrò a posare sul mio plump. Li reggerò in una maniera migliore, come vedete qui smanetto col cellulare perché sto cercando di illuminare a distanza lo sfondo per avere uno sfondo luminoso per questi piccoli soggetti che sono illuminati dai LED. Anche qui tanti luci LED, una laterale ben diffusa, una dal basso che illumina anche essa diffusa e una luce molto forte che illumina lo sfondo. Il risultato finale secondo me è molto equilibrato e nonostante io abbia usato tutta luce artificiale, secondo me è abbastanza gradevole. Ditemi voi. Con questo ultimo esempio vi faccio vedere quanto importante è lo sfondo e quanto sia importante illuminare anche lo sfondo. In questo caso io sto illuminando solo il soggetto, molto molto piccolo, con 2 luci LED. Sto utilizzando il 100 con 2 tubi di prolunga e come vedete 2 luci soffuse, una dal basso e una laterale. Questo è il risultato, ovviamente non illuminando lo sfondo, quindi tutto sarà nero e solo il soggetto spiccherà. Ovviamente è uno scatto che può piacere ad alcuni. A me sembra un pochino freddo, però fa risaltare molto bene i dettagli. Ma se andiamo a giocare poi con le luci LED, possiamo anche illuminare lo sfondo e vi faccio vedere come. Stesso soggetto, luce fortissima sullo sfondo, questo è il risultato utilizzando veramente un faro molto grande che poi qualche volta vi farò vedere. Il risultato secondo me è ancora gradevole, ma c'è di più. Ho cercato anche di mixare praticamente il primo scatto con il secondo scatto utilizzando una tecnica a più luci. Questo è il risultato, questo è un breve video che vi sto facendo vedere e il risultato finale secondo me è ancora più gradevole. Ed ecco infine il risultato di 2 pomeriggi per macro. I primi 4 li ho fatti il primo pomeriggio, luce un po' più naturale, mentre tutti gli altri li ho fatti il secondo pomeriggio, dove ho sfruttato molto di più la luce LED e quindi luce artificiale e pannelli riflettenti. Devo dire che il risultato del secondo pomeriggio mi piace di più. Ovviamente ditemi voi qual è la vostra preferita e soprattutto il perché. In questo caso, se vi interessa magari approfondire un po' l'argomento e quindi capire un po' come è nata una foto, magari fatemelo sapere sotto nei commenti e cercherò di fare poi un video più focalizzato su come gestire le luci sul campo. Ma questa è un'altra storia. Noi ci vediamo presto con un altro video, ovviamente qui su YouTube e poi su Instagram e Facebook, al solito con le mie foto naturalistiche. Ci vediamo presto ragazzi, alla prossima. Mi raccomando, non dimenticate di sostenere il canale con un like e se volete condividete anche questo video con chi magari è appassionato di macro. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!